la politica, con la più maiuscola nel senso della politica del turismo, non la politica in astratto, ma la politica del turismo, la politica dei beni culturali, eccetera, eccetera, si trova di fronte in questo momento a due fenomeni che non ha forse ancora imparato a gestire. Il primo è, come succede su tutto, la globalizzazione. Ci sono le quantità di domanda che si stanno esprimendo sono enormi. E questa è la novità, l'innovazione tecnologica, la sharing economy. L'UNESCO in generale ci dice: mi basta che restauriate i monumenti, e i turisti vengono, danno i soldi per restaurarli, quindi per me va benissimo. Quello che succede sul resto non interessa niente. L'URBS viene salvata, ma la Civitas, la comunità, ne soffre in questa maniera. Il governo italiano, cioè ogni paese, comunque anche il nostro, ha questo grande patrimonio di 5 destinazioni che sono Firenze, Venezia, Roma, Milano e Napoli. E cerca di sfruttare al meglio, dico 5 destinazioni come rappresentative, poi ci sono tutte quante, fino ad arrivare, ma comprendendo per esempio tutti i siti UNESCO come quello che siamo in questo momento, hanno lo stesso significato. E cioè, questa tendenza è che più ne arrivano meglio è. E non c'è la percezione che bisogna stare attenti a non superare il limite. Localmente è la stessa cosa, perché localmente cosa succede? Che la comunità si divide in due, quelli che ci guadagnano dal turismo e quelli che ci perdono dal turismo. E anche qui, se superiamo un certo limite, no, se l'effetto sociale diventa negativo, le cose si complicano. Qual è la conseguenza? Che bisogna reimpostare o avere la capacità di correggere queste politiche. Perché queste politiche? Perché nessuno di questi fenomeni, quanta parte di ogni città turistica mette a disposizione del turismo e qual è la pressione che si esercita sulla stessa città, si definisce automaticamente da mercato. E quindi se non c'è un intervento, diciamo, di razionamento politico, di decisione, di piano, l'equilibrio non si raggiunge. E questo fa sì che ci sia una grandissima responsabilità collettiva da esercitare, per la quale bisogna attrezzarsi in modo adeguato.